Buonasera da Mountain Blog, siamo in compagnia di un ospite molto importante, Giuliano Montaldo, che quest'anno è presidente di giuria del Film Festival della Montagna a Trento. È vero, non posso negarlo. Presentare Giuliano Montaldo è molto difficile, perché impiegheremo tutta l'intervista per raccontare le tante cose importanti che ha fatto e che hanno significato per il cinema italiano. E proprio per questo la prima cosa che vorrei domandargli è se dopo tutta questa esperienza si sarebbe aspettato di trovarsi a fare la presidenza di giuria di un festival del cinema di montagna. Ma io sono molto curioso e quindi ogni esperienza nuova è una bella esperienza da vivere. Naturalmente io con la montagna non ho un rapporto, come dire, di grandi abitudini. Il lavoro qualche volta mi porta verso le montagne, come nel caso del Marco Polo, dove sono stato in Pamir, mi è bastato arrivare a 3000 metri per capire che il mio cuore ormai era qua, batteva qua, perché bisogna allenarsi per arrivare a quelle altitudini. Posso dire però che il mese e mezzo che sono stato tra i mongoli e con loro a lavorare è stata una cosa bellissima. Quindi quando in questi film ho ritrovato quegli ambienti, quei riti, quelle yurte, quelle transumanze, beh, mi sono trovato un pochettino, come dire, in posti che avevo percorso. Il mio rapporto con la montagna è legato un po' al lavoro, cioè anche quando sono andato in Africa per Tempo di uccidere ho visto dei posti straordinari, le cascate, l'acqua, le cose bellissime, però io sono nato a Genova, insomma la mia è una pianura liquida lì davanti e forse la mia passione per viaggiare, perché poi alla fine con il cinema ho viaggiato molto e nasce proprio da ragazzo, quando vedevo le navi che partivano, se voltava verso destra pensavo che andava in America, se voltava verso sinistra pensavo che andasse in Cina, e quindi chissà, forse lì è cominciata questa idea che il mondo è più grande, e questa visione di film, questi 40 film che la giuria ha visto, una giuria molto compatta, molto, molto simpatici tutti e molto preparati, devo dire abbiamo ripercorso, insomma siamo stati seduti in poltrona viaggiando dalla Patagonia alla Mongolia, dalle Ande alla Cina, vedendo dei lavori fatti con enorme passione, con sacrificio, alternando tra film con dei mezzi, non da Harry Potter e da Guerre Stellari, ma con qualche mezzo, una troupe, a qualcuno che ancora più eroicamente faceva tutto da solo, insomma, era la macchina, la piccola macchina da telecamera, e lui, o lui o lei, insomma. E questo è ancora più toccante. Naturalmente poi trovavi anche delle persone che sono state lì a lungo per creare un rapporto con questa gente, per avere non solo un contatto, ma avere, come dire, un rapporto che è diverso. Da questa esperienza nascono anche tante considerazioni. Dove va il mondo? Dove va? Se ho visto bene, sono dei problemi di inquinamento forte che colpiscono, ho visto disgeli, zone desertiche, mancanza d'acqua, animali allo stremo, proprio per sete e per zone aride per fame. E allora il messaggio di certi documenti visivi è molto forte. Io credo che questo debba fare ancora riflettere ancora di più. E qui anticipa un'altra domanda che volevo farle, vale a dire, i suoi film, pensiamo a Sacco Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire, sono stati spesso spunti storici, retrospettive storiche per denunciare in realtà temi attualissimi.
Pensa quindi, e ne ha avuto l'impressione da questi 40 film visionati in giuria, che anche la montagna possa servire da veicolo di riflessione, come mi stava accennando. Ma la montagna parla, cioè parla con cioè, io ho avuto sì la sensazione di grandi silenzi, di grandi emozioni, ma anche di grande, bisogna prendere da questa lezione, da queste immagini anche una consapevolezza, appunto, che noi non possiamo accettare che il mondo si trasformi così. Lo so che è un grido d'allarme che tutti sentono, però nessuno poi vedo che pone quei rimedi. Cioè quando si vede il disgelo, quando si vede dell'iceberg che crollano, che si staccano, pareti che prima erano innevate, nude, e quasi che reclamassero la loro copertura, e c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di forte, quindi anche queste sono, non sono denunce consapevolissime, sono messaggi molto, molto, sono dei messaggi timidamente espressi, ma che raggiungono obiettivi forti. Basta leggerli. I popoli di montagna come ne escono da questi racconti? I poveri normali escono fuori con dei sacrifici di vita, di povertà, di fatica sempre immane. Naturalmente c'è appena posso l'abbandono delle terre anche per loro, ma quello che viene fuori è una. C'è una battuta che dice un mongolo, dice: temo che l'arrivo del turismo sarà nefasto per noi. Ma non dice mica una cosa piccola, vuol dire che il turismo trasforma in maniera magari solo momentanea quello che era un'attività in un'altra che è ignota e precaria forse. La sicurezza di una renna ammaestrata rispetto a un'automobile che magari dura poco. O si fonde, o si rompe.